Presidente, un altro passo avanti del Mote, si entra nel circuito Comieco, è una novità da presentare quest'oggi. Diciamo che rientriamo nel circuito del consorzio Comieco, nel passato eravamo associati, poi abbiamo fatto negli anni passati anche un discorso di mercato perché i valori di conferimento erano forse più convenienti andando nel libero mercato. Adesso abbiamo unito sia la nostra buona pratica di raccolta di carta e cartone, sia il fatto che Comieco comunque si è, tra virgolette, allineato ai costi di mercato, e sia perché come società pubblica è opportuno che noi facciamo parte di tutte le filiere dei consorzi obbligatori, come Eco, come altri. Oggi sono ben felice di ospitare il direttore generale della Comieco. Certo, parlare oggi ancora di carta e cartone con l'innovazione tecnologica sembra quasi un ritorno al passato. Non è così. Chiunque di noi sa che l'atto che certifica è sempre scritto nero su bianco su un pezzo di carta. Abbiamo forse consumato un po' troppo i nostri territori, per cui ecco, Comieco ci permette non solo di riuscire a cablare in maniera perfetta il nostro fabbisogno, ma anche di risparmiare cercando di riciclare in maniera opportuna. E mezzi elettrici, voi siete una società in continua espansione, quali sono gli obiettivi futuri, se magari si è già prefissato qualcosa, un ulteriore passo avanti? Beh, l'obiettivo legato al discorso dei mezzi elettrici è quello di andare a fare un project per l'elettrificazione delle stazioni ecologiche, all'interno delle quali produrre energia per alimentare i mezzi elettrici che comunque saranno, tra virgolette, obbligatori entro il 2026, perché ARERA ha dato indicazione che tutte le società pubbliche che fanno servizi igieno urbani, in questo caso, devono avere il 26% della flotta mezzi ecologici, quindi elettrici, idrogeni o a idrogeno o a metano, e quindi noi andiamo verso quella direzione.